Ultimo segmento di Sala Stampa, parliamo di basket del Jamboree Internazionale 2024 che si svolgerà a Catania per la categoria esordienti dal 14 al 16 di giugno prossimi. In studio con noi Fabrizio Pistritto, responsabile appunto regionale del mini basket. Buonasera Fabrizio, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. È importantissimo questo test internazionale, perché di questo parliamo, a livello giovanile, che vedrà Catania protagonista con otto palazzetti, ci saranno più di 300 atleti e quindi è un'occasione molto importante e anche di promozione sul territorio. Esatto, è tutto pronto per il Jamboree 24 squadre internazionale di Catania. Abbiamo, oltre alle squadre siciliane, abbiamo ospiti una squadra proveniente dalla Repubblica Ceca, esattamente da Praga, una squadra danese proveniente da Copenaghen, una squadra Borgomanero, un'eccellenza giovanile veramente molto molto particolare, e più una rappresentativa della Calabria. Saranno presenti tutte insieme alle nostre 20 squadre siciliane per formare una grande festa con 24 squadre provenienti da paesi diversi, il tutto in una città fantastica come Catania. Che ospiterà questo Jamboree internazionale. Si comincia venerdì 14, nel primo pomeriggio, credo alle ore 15. Sono otto i palazzetti, che adesso Esatto. ricordiamo, allora, li metto in ordine, vediamo, Fabrizio mi darà l'ok. Quindi il Palacus, Esatto. Palarcidiacono, Palagravina, Palamascalucia, Palawagner, che dir si voglia, Pala Leonardo da Vinci, Pala Catanè, Pala Tenda Mister Bianco e Pala Battiati, sono otto. Esatto, sono otto impianti di tutto rispetto, una città che offre otto impianti è una città che ama il basket, altrimenti non potrebbe offrire tanto. Non a caso abbiamo scelto Catania, anche per la sua situazione logistica, un aeroporto presente a portata di mano, quindi insomma, che ci permetterà di far venire le squadre da fuori, insomma, cercare di trasportarle con molta semplicità. Ecco, è importante ricordare anche, Fabrizio, che è riservato alla categoria esordienti. Per chi non conosce bene il mondo del basket, la categoria esordienti è relativa a ragazzi e ragazze nate tra il 2012 e il 2013. Esatto, sono ammessi sia i ragazzi che le ragazze. È prettamente maschile, ma la categoria esordienti permette anche di giocare insieme alle ragazze. La formula è una formula che tende a valorizzare l'aspetto formativo ed educativo del nostro bellissimo sport mini basket. Non vincerà una squadra, le 24 squadre verranno divise in due raggruppamenti. Ogni vittoria porterà punti al proprio raggruppamento e alla fine della manifestazione vincerà la squadra, il raggruppamento che avrà totalizzato più vittorie. Quindi 12 squadre arriveranno prime, altre 12 arriveranno seconde. Quindi insomma non c'è una graduatoria, prima, seconda, terza, quarta. Esatto, esatto, E quindi esatto. questo è anche lo spirito col quale appunto il basket si approccia tra i più giovani. Sicuramente, sicuramente lo spirito giusto in un momento giusto, un momento dove si passa più tempo dietro i telefonini che anziché nei Che campi altro? sportivi. Ti chiedo di commentarci queste foto, queste immagini che So, riguardano sono, sono insomma fantastiche, sono Jamboree. fantastiche, sono delle foto che mi rimarranno nel cuore per Dove sempre. siamo qui? Qua siamo a Ragusa, il Jamboree Aquilotti, 30 squadre, 450 atleti, 60 istruttori, 20 tra arbitri e istruttori arbitri. Sono foto che resteranno nel cuore, un'emozione particolare quando le ho viste schierate sul parquet, fantastico. Erano così tanti ragazzini che praticamente uscivano sia da destra che da sinistra, proprio occupavano tutto il campo. Quindi una coreografia spettacolare. Spettacolare, i tre colori della bandiera italiana che insomma davano risalto veramente a questo Jamboree che Abbiamo anche delle immagini che riguardano i passati, no? Le passate edizioni, i passati Jamboree che si sono svolti. Ecco, qui invece siamo, credo, ad Qui siamo ad Alcamo, Alcamo, ecco. per il Jamboree femminile, 180 ragazze, 12 squadre, un'emozione infinita, hanno cantato tutte assieme l'inno d'Italia, un momento molto molto coinvolgente. È il primo Jamboree che viene effettuato in Sicilia a squadre.
è riservata alla categoria femminile. Quindi mettiamo un po' d'ordine. Si comincia il venerdì 14 con le prime partite. Il 15, cioè sabato 15 di giugno, ci saranno le gare, ma ci sarà anche la inaugurazione, per così dire, la cerimonia inaugurale, con la sfilata delle squadre che partiranno da Villa Pacini e arriveranno in piazza Università. Esatto, attraverseranno la Porta Uzzeta, ognuno con la propria bandiera, sfileranno su Via Etnea, passeranno Piazza Duomo, saliranno per Piazza Università, dove si posizioneranno tutte e 24 le squadre. Penso che sarà un colpo d'occhio veramente, anche qua in questa occasione abbiamo i tre colori della bandiera italiana, quindi sarà veramente un colpo d'occhio. Suoneranno gli inni, quello italiano, quello ceco, quello danese. Verrà fatto il giuramento dell'atleta, il giuramento del genitore e il giuramento dell'arbitro. Giureremo fedeltà e fair play alla nostra manifestazione. Nell'arco della manifestazione verrà effettuata anche verranno consegnati i premi Donia, dei premi caratteristici del basket siciliano. Intanto stiamo vedendo qualche foto. C'è anche il presidente della FIP Sicilia, Cristina Correnti, che salutiamo, è stata anche nostra ospite, e le diciamo in bocca al lupo per questa manifestazione internazionale. Ecco, poi sabato sera è in programma un'esibizione da Move, si chiama così, Da Move. Sera, evento, ci spieghi cos'è questo Da Move? I Da Move sono un gruppo freestyle di basket che ci delizieranno con le loro acrobazie, le loro schiacciate. I ragazzini impazziranno sicuramente, insomma, si immedesimeranno in questi bravissimi atleti che sono tra i più bravi d'Europa. E quindi, insomma, spettacolo assicurato sotto questo assicurato aspetto. Anche il luogo, Piazza Franco Battiato, insomma, penso che sia tra i playground più belli d'Italia. Per chi non lo ricordasse, siamo sul lungomare di Catania, Piazza Nettuno, o ex Piazza Nettuno, oggi Largo Franco Battiato, un tempo anche Piazza Tricolore, o di fronte alle giostre, insomma. Ok. Impossibile non individuare questo spazio dove appunto c'è il playground per tutto l'anno, diciamo, no? Esatto. Con i canestri, peraltro, e altre attrezzature sportive e di intrattenimento. Il 16, domenica 16, si gioca, poi ci sarà la chiusura al Pala Arcidiacono. Esatto, verrà effettuata la premiazione che ribadisco uguale per tutti, proprio per rispettare il principio fondamentale che abbiamo detto poco fa. La premiazione sarà uguale per tutti, verrà effettuata al Pala Arcidiacono, quindi anche là sarà una cornice fantastica col tricolore e le tribune piene di gente. Ecco, in chiusura dobbiamo anche ricordare che tutti coloro che fanno parte della FIP sono chiamati, no, a dare una mano per la riuscita di questa manifestazione, perché diciamo sempre che il basket è anche un messaggio positivo per i più giovani, ma anche per i genitori, che spesso non sanno dove portare i propri figli a praticare sport. Quindi voi cominciate da piccoli, no? Noi cominciamo dai 5 anni addirittura, ecco. Il mini basket coinvolge da 5 a 11 anni ragazzini nati dal 2018 al 2012. Li tiene lontano da... Diciamo che è uno sport ancora molto pulito, il basket, uno sport molto pulito che li tiene lontano dai vizi, dai telefonini, lo ripeto, però purtroppo secondo me è il male del secolo. E quindi viva lo sport, certamente. Che è salute, è aggregazione, è socialità, chiaramente. Certo, inclusione in questo caso. Inclusione assoluta. In questo caso verranno anche squadre da fuori, quindi sarà anche un confronto di culture diverse, di lingue diverse, abitudini diverse. Insomma, sarà... Ma possiamo anche dire, confermare, Fabrizio, che insomma è uno sport pulito, il basket. Molto, molto, molto. Questo è il messaggio che viene fuori anche poi, esatto, anche dai campionati maggiori, no? Parte qualche cosa così, ma insomma impercettibile rispetto ad altre discipline, sì. Calcio su tutto, insomma. Cerchiamo di tenere i nostri bimbi all'interno dei palazzetti il più possibile. Questo è il messaggio che ho sempre mandato e continuerò a mandare a tutti i genitori. Io sono anche un istruttore, sto in campo con i bimbi di 5 anni e il messaggio è quello giornaliero: teneteli qua dentro il più possibile, in questo ambiente pulito, sano, educato. Bene, allora in bocca al lupo.
Grazie, grazie, sarà uno spettacolo immenso. 14, 15 e 16 giugno, Catania, al centro appunto del basket giovanile, mi piace poterlo dire, internazionale, con Internazionale. 360 atleti, insomma, Perfetto. quindi presenti anche le nazioni appunto come Repubblica Ceca, Danimarca, poi grandi rappresentative anche italiane, Borgo Manero che ha una sua tradizione nel Chiaro. settore giovanile, la rappresentativa della Calabria e 20 formazioni Tutte siciliane. siciliane. In bocca al lupo, buon lavoro. Anche noi Grazie. come SIGRA per Sala Stampa saremo presenti e seguiremo da vicino il Jamboree Internazionale Sicilia 2024. Grazie. Grazie e buon lavoro.